Dovresti vergognarti, ti incontrassi per strada, scostumata, pagliaccia, vergognati, ma ti vedi, che schifo, fai schifo, sì, ma non tirartela. La violenza è una mancanza di vocabolario. Francesco, vieni, c'è la tua verifica. È come sempre un'insufficienza. La prossima volta apri un libro. Non è possibile che non studi mai. Così non andrai da nessuna parte. Che vergogna, però io non ho aperto il libro, ho preso Tanto 8. sarai bocciato a fine anno. Francesco, un altro 3, ma non è possibile, paghiamo tanto per le ripetizioni. Sei una delusione per la nostra famiglia. Ma a scuola ci vai per scaldare la sedia o per imparare qualcosa? Hai visto che voto che ha preso? Sì, è proprio una sfigata, non sa nemmeno copiare. Donna, ma come si fa a prendere così poco? Ma che scemo? Ma infatti sì, ho proprio un fallito. Ogni tipo di violenza è il risultato del fatto che le persone inducono se stesse a credere che il dolore deriva dagli altri e che, di conseguenza, essi meritano di essere puniti. Ciao amore, sono tornata a casa. Ti sembra questo l'ora di rientrare? Ma se stavo facendo gli straordinari a lavoro? Certo, perché 4 soldi che prendi? Sì, ma stai calmo. Non me ne frega niente! Non urlare, non ti preoccupi per la tua famiglia, ci sono anche i bambini di là. Ma cosa c'entra adesso la famiglia? Tu mi devi rispondere quando io ti chiamo. Ma smettila di urlare. Le emozioni provate nei primi anni di vita, altre sensazioni che hanno suscitato gioia o dolore, lasciano tracce indelebili che condizioneranno le nostre emozioni e reazioni nell'intero corso dell'esistenza. Oh, guarda Daffy, ho trovato l'album delle foto di quando eri piccola. Ti ricordo? No, non ti puoi ricordare, l'abbiamo fatta in montagna, quel giorno che eravamo andati su. Sì. Che carina, proprio piccola, come sei diventata grande. Bellissima, proprio bella. Ciò che mi spaventa non è la violenza dei cattivi, è l'indifferenza dei buoni. La violenza non è la forza, ma la debolezza. Né mai può essere creatrice di cosa alcuna, ma soltanto distruggerla.